L'acqua era praticamente tutto. La particolarità dell'acquedotto Vergine sostanzialmente è che è l'unico degli 11 acquedotti antichi che ancora funziona a Roma. Questo acquedotto praticamente ancora oggi porta la sua acqua che è visitata un po' da tutti i turisti stranieri che vengono a Roma perché sfocia le sue acque appunto nella famosa Fontana di Trevi. È un acquedotto che fa un percorso discretamente lungo rispetto ad altri acquedotti come il Claudio e il Marcio che erano oltre di 90 km. L'acquedotto Vergine è soltanto 19 km e 800 metri, però questo lo rende molto molto interessante perché ha fatto sì che in tutto il periodo storico in cui Roma si è sviluppata, le persone si concentrassero nel centro storico proprio perché rimase per lungo tempo l'unica zona di Roma alimentata appunto da queste acque. L'acquedotto nasce il 19 luglio del 19 avanti Cristo, questa è la data dell'inaugurazione. Come dicevano i romani, mentre gli egiziani si erano evidenziati per la costruzione delle piramidi che però sostanzialmente erano inutili ed erano per un'unica persona, un imperatore, gli acquedotti invece avevano uno scopo sociale immenso perché fecero sì che tutti i romani potessero accedere alle terme, tutti i romani potessero godere dell'approvvigionamento idrico. E per far questo l'acquedotto, immaginatevi un lungo percorso, un lungo canale, lungo anche 90 km, oltre 90 km, con una pendenza più o meno costante per far sì che l'acqua della sorgente arrivasse fino a Roma. Questa è la grandezza di un acquedotto. La nostra associazione Sotterranei di Roma è praticamente dagli albori della sua nascita, prima ancora dell'anno 2000, e si è sempre preoccupata di valorizzare questo patrimonio archeologico e lo facciamo sia con visite guidate oppure a chi vuole fare un passetto in più a fare una vera attività di ricerca e di esplorazione con dei corsi propedeutici che portano appunto a lavorare in collaborazione con la sovrintendenza. Roma ha un grandissimo patrimonio nel suo sottosuolo e quelli che noi vediamo come il Colosseo, il Pantheon, i monumenti che normalmente vengono visitati sono soltanto la punta di un iceberg, perché i sotterranei sono praticamente l'antico piano di Calpestio, l'antico livello dove i romani camminavano e tutto questo si trova mediamente tra i 10 e i 15 metri al di sotto del piano moderno, per cui Roma è veramente un'altra città nel sottosuolo tutta da scoprire.